Questo è un video un po' particolare, che registrerò anche fuori all'aperto, e adesso vi spiego perché. In sua compagnia di quello che vedete alle mie spalle, dello Xiaomi Mi Scooter Pro. E in questi minuti di video voglio spiegarvi come finalmente si può usare anche qua in Italia un mezzo del genere e perché l'ho acquistato proprio con una carta come questa chiamata Curve. Ma bando alle ciance e iniziamo subito. E ben ritrovati sul mio canale ancora una volta, un saluto da Simone. Importantissimo ragazzi, per questo video vi invito a condividerlo il più possibile, perché so che tantissima gente è interessata all'acquisto di uno scooter elettrico, di un monopattino elettrico come questo, ma non sa come si può utilizzare davvero. E se aveste ancora altri dubbi, mi raccomando, qua sotto nei commenti chiedetemi quello che volete. Ma detto questo, iniziamo facendo un passo indietro, come ci ha insegnato Amadeus. Io ho comprato questo monopattino elettrico, che è il mio primo monopattino elettrico, ed ero curiosissimo di capire le sue potenzialità con appunto la nuova legge di gennaio, che finalmente promuove e non limita più di tanto il suo utilizzo. Quindi, ora vi spiego tutto. Ci sta giusto giusto al pelo, eh? Guardate. Giusto giusto. Allora, intanto, in questo momento io lo sto spingendo, non perché voglia consumare le mie scarpe, ma semplicemente per il fatto che in questo momento, essendo questa un'area dove neanche le bici possono circolare, in questo momento mi tocca spingere, proprio perché in queste aree, essendo equiparato in tutto e per tutto a una bicicletta elettrica, lui non può circolare, semplicemente, quindi devo portarlo così. Mentre invece per quanto riguarda le aree pedonali dove anche le bici possono passare, lui ha una limitazione, cioè 6 km/h, quindi non si può superare la velocità di 6 km/h, che è una velocità raggiungibile in realtà anche a piedi, quindi praticamente è come se non si potesse usare. Però mi raccomando, mettete la vostra modalità d'utilizzo più bassa in questo caso, perché appunto le modalità più alte, come in questo caso la D o la S, vi spingono oltre, molto oltre questo limite di 6 km/h. E mi raccomando, la luce davanti e dietro è obbligatoria per quanto riguarda la sera barra notte, proprio come se fosse una bici. Quindi il vostro monopattino, non per forza di giorno, ma almeno di notte, deve essere equipaggiato di luce davanti bianca e posteriore rossa. Intanto, Curve, che cos'è? Beh, perché non è proprio una vera e propria carta, è una carta portafoglio. Lei è una specie di raccoglitore di carte differenti. Qui io ci posso mettere la mia Hype, Revolut, N26 e chi più ne ha più ne metta. Basterà scegliere quale voglio come carta attiva, cioè quella dalla quale lei preleverà i soldi una volta che effettuiamo un pagamento con il POS in un negozio o in un sito online. Io ho impostato la mia carta Revolut e la mia carta Hype sulla sua applicazione e ho voluto dividere le mie spese così, le spese grosse con la carta Hype e le spese quotidiane, diciamo, con Revolut, per un motivo che ho più cashback con la mia Revolut Metal sulle piccole spese rispetto ad Hype. In questo modo io ho tutte le mie spese divise in maniera molto più equa, ma soprattutto posso sfruttare i diversi cashback che ad esempio Revolut Metal o Hype Plus eccetera mi danno a disposizione. Ma vi dico che Curve è importantissima anche per fare spese su Amazon, ed è il motivo per il quale io ho acquistato lui proprio con lei, e si chiama Curve Cash, che è forse la cosa che mi è piaciuta di più di questa carta. Ora però torniamo su strada. Mentre invece su strade come questa, in una strada simile, cioè dove abbiamo con presenza di pista ciclabile e invece strada per automobili, dobbiamo sempre, solo ed esclusivamente, andare sulla pista ciclabile. Ovviamente il limite è 20 km/h e mi raccomando, la legge obbliga anche ad avere un segnalatore acustico come questo campanellino. Dunque, se il vostro monopattino elettrico ne è sprovvisto, dovete ovviamente equipaggiarlo. Mentre su strade simili, cioè dove pista ciclabile non c'è, è sempre consigliato tenere la destra della carreggiata, proprio come se fossimo in bici. Logicamente, quindi, tutte le norme stradali devono essere seguite alla lettera. E mi raccomando, fate molta attenzione ai limiti di velocità, che anche in questo caso sono 20 km/h, ma anche ai tombini e alle buche, che ovviamente, non essendo pista ciclabile, sono molto più presenti e quindi anche molto più frequente magari perdere il controllo del mezzo.
E anche se non c'è scritto da nessuna parte, in nessuna legge, la cosa più importante da utilizzare quando si è su di un mezzo come questo è il cervello. È logico infatti che lui ha due ruotine piccole piccole, che non sono equiparabili assolutamente alla sicurezza che possono dare delle ruote da 28 pollici di una bici. Dunque sì, lui magari in alcune zone può andare ad esempio sul ciottolato, ma se noi vediamo che è troppo profondo, le buche sono troppo alte, beh, forse non è molto consigliato andarci comunque. Prendere una buca profonda con lui significa sia danneggiare il mezzo, perché l'altezza da terra non è poi tanta proprio del pacco batterie, ma anche danneggiare noi stessi, perché se prendiamo una buca male e magari reagiamo male al movimento del manubrio, beh, cadiamo e ci facciamo parecchio male fisico. Sappiamo quanta coppia genera un motore elettrico, quindi arrivare a 20 km orari è un attimo. E dunque sì, sto anche dicendo ovviamente che lui è molto divertente da usare, non lo nego, figuratevi se siete in una strada abbastanza liscia e andate a fondo con l'acceleratore, addirittura la ruota davanti slitta. Quindi capite quanta potenza riesce a generare su una sola ruota. Però vuol dire anche che sì, si può stare nei limiti di legge quanto volete, ma se io a quei limiti ci arrivo in mezzo secondo, è logico che diventa sempre pericoloso. Quindi la cosa più importante è usare la testa. E non nel senso per batterci con la testa quando cadete, ma nel senso... avete capito, insomma, ok? Bene. Ma parliamo adesso di Curve Cache. Se nell'applicazione andiamo sul tab Connect, come vedete abbiamo Active Connection Curve Cache. Qui io ci premo e ci dà la possibilità di scegliere tre partner commerciali. Come vedete è valido fino al 7 aprile, perché? Perché avrete 3 mesi di prova gratuita. Dunque, una volta attivata Curve, avrete la possibilità di scegliere 3 partner commerciali da sfruttare per avere l'1% di cashback ogni volta che spendete dai loro store. Dunque, io in questo momento sto facendo un ordine con Deliveroo, sia per farvi venire fame, sia per testare la potenzialità di Curve Cache. Io adesso scelgo la mia carta da tenere attiva, ad esempio Revolut, e qui abbiamo invece la sezione Curve Cache. Come vedete in questo momento il mio bilancio è di 9,49, andiamo ad effettuare l'ordine su Deliveroo, la carta che ho messo è logicamente Curve, quindi premo su procedi, l'ordine è partito, entro sull'applicazione Curve, sì alla fine l'ho fatto con Hype perché non avevo abbastanza fondi su Revolut, ma l'ho ricaricata adesso, tranquilli, no problem, ma è soltanto per farvi vedere che adesso se vado su Curve Cache, come vedete c'è il cashback di Deliveroo con qualsiasi partner commerciale della lista, sono veramente veramente tantissimi, vanno da EasyJet a Deliveroo appunto ad Amazon, che forse appunto è il più interessante. Come vedete qua c'è il cashback di Amazon del monopattino che è 4,49, che non è per nulla poco, e noi possiamo utilizzare questi soldi andando a premere su lei, come se fosse una terza carta, diciamo. Quindi una volta che lei è selezionata, quando andiamo ad effettuare un pagamento con Curve, ci scalerà i soldi da questi qui che vedete in questo momento. Ed ecco quindi perché ho scelto di effettuare il mio ordine grosso con Curve. Ed inoltre, grazie a lei, c'è una faccenda che si chiama estero. Vi ricorderete qualche tempo fa, qualche mese fa, sono andato a Londra. Beh, se avessi avuto lei mi avrebbe salvato la vita. Infatti io, l'avrete capito, ho come carta principale Hype, che ha tante cose positive, ma soprattutto un grosso difetto: il cambio valuta estera. Ebbene, usando la mia carta Hype, registrata su Curve, quindi utilizzando comunque i fondi della mia carta Hype, ma bypassandola tramite carta Curve, io non ho più commissioni, perché Curve ha lo 0% di commissione all'estero, quindi posso usare Hype, che avrebbe il 3%, ma grazie a Curve, io pur utilizzando i fondi di Hype, avrò lo 0% di commissioni. Semplicemente fantastico! E oltretutto possiamo prelevare fino a 200 sterline senza commissioni da un qualsiasi ATM. Oltretutto, Curve è pure gratuita, e grazie al mio link che trovate qua sotto in descrizione avrete addirittura 5 sterline come bonus d'entrata. Se state cercando una carta come questa, fatela il prima possibile e attivate i mesi di prova del servizio Curve Cache, che vi salverà un sacco di soldi. Ma detto questo, concludiamo il discorso monopattino elettrico. E no, sullo sterratino come questo
è meglio non andare. Scivola che è una bellezza. Ma tiriamo un po' di conclusioni per quanto riguarda quindi l'utilizzo del monopattino elettrico in Italia. Ha senso o meno in questo momento comprare un mezzo come lui? Beh, secondo me sì. Se volete muovervi in rapidità senza preoccuparvi del tempo rimanente per uno spostamento e l'altro, se magari parcheggiate la macchina lontano dal vostro posto di lavoro, che ne so, allora in questo momento il monopattino elettrico ha già un senso di esistere. 20 km orari vi permettono degli spostamenti veramente rapidi e soprattutto se prendete un mezzo come lui, come l'M365, non avrete neanche il problema dell'autonomia, perché lui copre tantissimi chilometri. Dunque state anche un po' a vedere quanto vi serve, perché logicamente con più chilometri è anche molto più ingombrante. Lui è davvero difficile da trasportare, è pesante da portare in mano. Vedete un pochettino quanti chilometri vi servono, non andate troppo oltre, perché sennò diventa soltanto un ingombro. Però sì, non c'è nessun video che vi può spiegare come si utilizza davvero un mezzo del genere, proprio come la bicicletta. Fino a quando non si prova non si sa come funziona realmente, e la stessa cosa è anche con il monopattino elettrico. Dunque l'unico consiglio che posso darvi è provatelo, impratichitevi, e una volta che la prima paura di prendere buche eccetera sarà passata, beh, diventerà anche parecchio divertente. Consiglio spassionato. L'ultima cosa che dice, diciamo, la nuova legge è che il casco non è obbligatorio, ma è comunque consigliato. Quindi mi raccomando, casco sempre in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre! Questa citazione la capiranno in due, ma la volevo fare da quando ho scritto il video, ve lo giuro, da quando ho scritto il video volevo fare questa cheat, quindi permettetemela. Ma per il resto io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Se fosse così, mi raccomando, mettete un mi piace, ma soprattutto condividetelo, e noi ci rivediamo in un prossimo, sempre qui sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!